Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Team 2 del Food Birthday finalmente è uscito e questo come al solito significa una valanga di nuovi giocatori che già so che vi interessano tantissimo, ma soprattutto una bella carrellata di nuove evoluzioni, anche queste degne della nostra attenzione. Per cui oggi parliamo proprio di questo e in più vi porto una bella review della SBC di Aurelien Tchouaméni. Come al solito, ormai lo avete imparato, partiamo dalle due evoluzioni. La prima riguarda dei terzini, infatti si chiama Skilled Wing Defense, ce ne sono due, per cui è possibile andare ad evolvere due giocatori differenti all'interno di quella che è la milionata di giocatori che è possibile andare a piazzare all'interno dell'evoluzione, perché sono ben 1.394.414. In più, questa è un'evoluzione a pagamento, per cui o con 100.000 crediti o con 500 FC Points la potete avviare. Mentre per quanto riguarda i requisiti, è importante che il giocatore in questione non sia un difensore centrale, abbia come overall massimo 86, come posizione sia un terzino sinistro, abbia massimo 86 di dribbling, 90 di velocità e 85 di difesa e infine un playstyle plus massimo, andando così a ricevere poi un più 4 di stelle skill, un più 5 di overall, il playstyle plus del cross teso, più 4 di velocità, più 4 di fisico, più 5 dribbling, più 4 passaggio, più 2 tiro e più 5 difesa. Per cui degli upgrade comunque abbastanza massicci per un costo discretamente irrisorio, perché alla fine 500 FC points non sono nulla e anche magari 100.000 crediti è il credito che vi viene dato dopo una weekend league, quindi potete anche pensare di buttarlo e spenderlo su un'evoluzione di questo tipo. Per quanto riguarda il mio consiglio per questa evoluzione qui, ricade su un giocatore in particolare, probabilmente qualcuno di voi l'aveva già adocchiato e il mio consiglio infatti ricade su Gianluca Zambrotta, che nella sua versione 86, la carta base, ha come stile d'intesa plus il Relentless, ovvero l'infaticabile, ha alto normale come work rate, ha 4 stelle skill, 5 piede debole e parte comunque da un'ottima base, perché se noi andiamo a prendere la carta di Zambrotta ha anche il blocco, la scivolata e il press proven come playstyle bianchi. È un giocatore rapido, dotato di buoni passaggi, dribbling, difesa, fisico. Nella sua versione evoluta a 91 lo andiamo a far diventare 5-5 e già questo è un grandissimo ed enorme plus per un giocatore con queste caratteristiche, che lo si può tranquillamente utilizzare a tutta fascia, ma magari anche qualora andate ad utilizzare, che so, delle difese a 5 eccetera, potete anche pensare di spostarlo più in avanti. Per quanto riguarda le statistiche, l'upgrade è netto perché passiamo a 91 di velocità, con 90 di accelerazione e 91 di velocità scatto, bene i passaggi sia al corto che in lungo, molto bene le statistiche difensive, su tutte spicca l'89 di intercetto, l'87 di mentalità difensiva, 88 di aggressività, 84 di forza e in più vi ripeto che comunque il playstyle del passaggio teso, il cross ci permette di poter avere un'arma in più sull'esterno, perché sappiamo che quando si scucchiaia la palla con questo playstyle arriva quasi sempre al nostro destinatario. Perché è interessante questo Zambrotta? È interessante perché nel team 1 è uscito Zambrotta in questa versione qui, che per carità ha un altro playstyle molto carino che è quello del gioco d'anticipo, ha degli altri playstyle bianchi come ad esempio l'L2, ma se noi andiamo a paragonare queste due versioni, è vero, cambia il work rate anche come cosa abbastanza importante, però Zambrotta, che costa quasi 2 milioni, ha un punto in più di velocità, 6 punti in più di tiro che non ci importa, un solo punto in più di passaggio, un solo punto in più di dribbling, la stessa difesa e lo stesso fisico praticamente. Per cui voi vi andate a prendere Zambrotta sul mercato nella sua versione base che costa 100. Poi vi potete andare a fare tranquillamente quella che è la sua evoluzione con altri 100, con 100, 500 FC points e quindi al prezzo totale di quasi 200.000 crediti vi siete fatti praticamente il cugino di questo Zambrotta qua, per cui nella evoluzione da terzino secondo me non c'è da sprecare altro materiale, fate Zambrotta. Mentre per quanto riguarda invece l'altra evoluzione, la Two-Footed Attack, questa qui ancora una volta è prevista in duplice versione, quindi potete fare la stessa evoluzione due volte chiaramente con due giocatori diversi e prevede che si possano evolvere addirittura 21.215.006 giocatori, perché qui il pool è molto più vario. Infatti abbiamo come overall massimo 86, il tiro minimo 77 e poi dribbling massimo 87, velocità 86, tiro 90 e difesa massimo 60, playstyle plus sempre massimo 1.
si guadagnano 5 stelle di piede debole, il playstyle plus del power shot, più 4 di overall, di passaggio, più 2 di fisico, più 3 dribbling, più 2 passaggio, più 4 di tiro e più 1 di difesa. Anche in questo caso praticamente voi potete andare a vedere qui in Evolved Players che ci sono una valanga di giocatori infernali, raga. Cioè letteralmente potete veramente sbizzarrirvi. Però su tutti io ve ne vado a consigliare uno in particolare. Chi è questo giocatore? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo che nella sua carta oro conosciamo bene ormai, ve lo tirano dietro. Purtroppo si è andato a cappare perché 17 è il suo price range, quindi vi dovete mettere là un pochettino a sniperarlo. Però questa versione qui, ragazzi, vi regala un Cristiano Ronaldo 5-5 che ci dà delle vibes footbirdiane di altri FIFA. E onestamente, nonostante magari non sia un fulmine di guerra, nonostante comunque al momento ci siano una marea di giocatori meglio di sto Cristiano Ronaldo, considerando che questa evoluzione è gratuita, perché non ve l'avevo detto, lo sfizio di fare un Cristiano Ronaldo 5-5 che magari si potrà pure rievolvere, visto che come playstyle rimane ad uno come playstyle plus, sinceramente non perderei risorse o comunque sulle due almeno uno slot su Cristiano Ronaldo lo impegnerei. Ma veniamo all'uomo più richiesto di giornata, ovvero Aurélien Tchouaméni, un SBC che costa praticamente 1,7 milioni, quindi con la possibilità comunque di poter abbassare il prezzo con i vari fodder che magari abbiamo nel club. Giocatore di 1,87 m, un colosso. Normale alto il work rate, 4 stelle skill e 5 piede debole. Già qui i primi aspetti positivi di questo giocatore, perché nel ruolo in cui va a agire Tchouaméni, e sto parlando del ruolo di mediano, avere la possibilità di avere il 5 piede debole, girarti sul sinistro e scaricare il pallone senza che vengano fuori delle aberrazioni è già un bel plus, perché se mi andate a perdere palla a centrocampo perché magari il mediano è poco tecnico, c'ha 3 di piede debole eccetera, innescati contropiedi e arrivederci, quindi già qua un ottimo plus. Poi è un giocatore dotato di una enorme fisicità e questo lo sentite tanto in mezzo al campo, quindi questo è un altro punto a suo favore. Mentre per quanto riguarda le posizioni alternative ha anche come ruolo il difensore centrale e il CC. Non lo andrei mai a schierare da difensore centrale per il semplice motivo che da difensore centrale praticamente c'è un pool immenso di giocatori che sono meglio di questa carta qui, e per come la vedo io questo è un giocatore che invece, se inserito nel contesto del mediano, è un top di ruolo. Un top di ruolo che però costa un pochettino tanto, perché per me Viera Toti fa un altro sport, Ramirez Fantafoot clamoroso, sto Tchouaméni si piazza secondo me al terzo posto anche sopra Viera Base, perché rispetto a Viera Base è molto più agile quando c'ha palla tra i piedi, che è fondamentale per un mediano, ed è soprattutto molto più tecnico, quindi si rischiano di sbagliare meno passaggi. Andiamo a vedere adesso le statistiche. Molto veloce, perché comunque ha un body type grosso ma non pesante alla Bastoni, alla Konaté. È un po' più una via di mezzo tra un Militao e appunto un Buongiorno come body type, quindi non è pesante. Per quanto riguarda i passaggi, veramente fenomenale, sia il passaggio corto che il passaggio lungo, quando si tratta di dover azionare i compagni, quando la palla passa dai piedi di sto Tchouaméni, andate che è una bellezza. Per quanto riguarda invece statistiche di dribbling, vi dicevo prima, questo comunque si muove bene anche con l'L2, grazie al 90 di reattività riesce bene a shieldare quelli che sono i movimenti degli avversari, soprattutto grazie poi anche al playstyle del jockey, ovvero del temporeggia nella versione basic. Statistiche difensive che non vi devo praticamente commentare, perché questo è full automatico, si piazza sempre sulle linee di passaggio, intercetta la qualunque, d'altra parte lo testimonia il 91 di lettura difensiva e il 93 di intercettazione. In più io gli ho messo anche un bello stile intesa ombra per pompare al massimo quelle statistiche lì e anche un po' la velocità, visto che per quanto riguarda statistiche di fisico non aveva bisogno, c'ha 88 di aggressività, 89 di forza, 91 di resistenza, insomma un demone se vogliamo. Per quanto riguarda i playstyle, poi vi dicevo bene bene l'intercetto che si attiva sempre, sto uncinetto in particolare, lui tiene tanto bene la posizione, anche se magari un suo compagno difensore va un po' più avanti, lui scala dietro e la palla la riesce a recuperare.
fa dei grandi interventi in recupero del pallone nonostante il procione ce l'abbia solamente bianco, e anche col mastino plus tira delle grandi spallate di difesa avanzata. Poi c'ha anche il lancio lungo, l'aerial e il relentless, ovvero l'infaticabile, che completano il pacchetto di un mediano molto completo. Diciamo che gli do un 8, che sarebbe tendente anche a un qualcosina in più se solamente non avesse questo prezzo un po' alto, ripeto, perché comunque non ve lo regalano, è un giocatore che dovete pagare. Però se magari giocate con due mediani e volete piazzare due mediani belli potenti tipo Ramirez e Tchouaméni, per me praticamente avete piazzato le dighe del Wyoming là davanti e non vi supera più nessuno. Veramente top, bene anche ovviamente l'ibrida abilità, ripeto, stile d'intesa consigliato, ombra è assolutamente mediano e non DC. Ragazzi, per questo video è tutto, come al solito nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di queste due evoluzioni e soprattutto cosa ne pensate di questo Tchouaméni, che onestamente a me è piaciuto, ma comunque a livello di prezzo forse leggermente un pelo altino. Detto questo, vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone ai vostri Beroschi e a presto. Ciao!